La trama dell'opera è molto triste. Parla di una compagnia di cantanti, attori e uno scrittore o un musicista che vogliono mettere in scena un'opera, però è uno scontro di caratteri molto egoisti, molto polemici, arroganti e non riusciranno neanche a leggere il titolo di quest'opera tutti insieme e la compagnia si scioglierà e ognuno scapperà per la propria strada. Se qualcuno vuol tenermi a tempo, guarda che idea, quando ti era la platea, di che perdi in tasca tua e in fascia. E cantante, mamma mia, gira largo e lascia stare, gira largo e lascia stare, gira, 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 gira largo e lascia stare. Per cui il tema dell'opera lo trovo, secondo la mia esperienza, anche abbastanza tristemente attuale, perché è molto difficile trovare un gruppo, trovare una situazione di lavoro in cui l'accento è dato sull'idealità della ricerca di un processo artistico e ci ritroviamo spesso e volentieri a mettere in scena delle opere giusto perché bisogna farle e non perché ci sia appunto un'idealità. Insieme al maestro Burr, questo è il mio quarto cantiere come regista e per la prima volta con un cast molto più giovane del solito, costituito da ragazzi che vanno dai 21 ai 28 anni, per cui non è stato solo un lavoro mio di regista, ma proprio la ricerca di stimolare in questi giovani appunto quello di cui parla l'opera, cioè di non affrontare la professione che hanno scelto, che stanno scegliendo di fare, non solo da un punto di vista tecnico o di performance, ma di trovare in loro stessi invece un'aderenza e una necessità di andare in scena. Per cui è stata un'esperienza molto intensa, molto dura, anche perché i giovani ragazzi arrivano magari con dei preconcetti, con dei sogni, con delle idee precostituite che sono state adeguatamente smontate per riuscire a raccontare questa storia in modo che loro stessi percepissero la difficoltà, ma non come frustrazione, ma la difficoltà come spinta di un processo.